Allora, siamo tornati. Allora, sì. Antonio, e adesso dobbiamo cambiare un po' il registro. Ci siamo divertiti, Lucia è molto simpatica, però adesso Lucia ci deve raccontare purtroppo una cosa che le è successa in passato. Soprattutto, allora, un'esperienza mia, adesso insomma si sta parlando tanto di questo regista, produttore americano, poi di registi italiani, ma senza entrare nello specifico dei nomi, perché poi, per carità, non è questa la sede per stare a fare giudizi, le campane poi vanno sentite da tutte e due le parti. Io dico questo, che io negli anni 80, quindi parliamo di molti anni fa, quando ero giovane, perché sono stata giovane anch'io, sono stata una delle primissime vigilesse nel comune di Milano. Mm-hmm. E all'epoca devi sapere che l'ambiente dei vigili urbani era un ambiente prettamente maschile, era proprio una caserma, non c'erano nemmeno i bagni per le donne, questo ti dà l'idea, no? Mm-hmm. E quando si facevano i turni di notte, spesso si dormiva in questa grande camerata, mm-hmm, tutti insieme, altro che il Grande Fratello, lì c'era proprio tutto, c'erano letti, c'erano brandine, sacchi a pelo, c'era di tutto e di più. Uomini e donne, uguale. Uomini e donne tutti insieme, sì, non, adesso è cambiata ovviamente la situazione, ma all'inizio le donne erano pochissime, quindi non erano strutturati, insomma, certo, in maniera da poter accogliere anche le donne, e quindi era tutto così, una famiglia, ma una famiglia molto maschile e anche un po' maschilista. E quindi io qualche volta, quando ero lì nei vari uffici, piuttosto che insomma, mi è capitato, dico la verità, qualche mano sul sedere. Al che io mi giravo e gli dicevo: scusa, ma forse tu hai sbagliato sedere, perché cioè, chi te l'ha dato a te sto permesso? Non voglio dire, ma sì, ma quante storie, ma qui. Cioè, per dirti che queste cose succedono sempre, sono sempre accadute. Grazie a Dio a me non è successo niente di grave. Poi a un certo punto una donna, se vuole, sa quando deve mettere, certo, i paletti, certo, e come, sì, li deve mettere, sì. Quindi la violenza è una cosa molto seria, molto più grave, perché quando è violenza vuol dire che tu non hai la possibilità di scegliere, sei costretta lì, magari ha veramente qualcuno che ti fa del male, che ti picchia, che ti strappa gli abiti d'addosso, che ecco, quello è veramente la violenza più grave in assoluto. Ma però secondo te, una mano sul ma secondo te è giusto che queste donne dopo tanti anni si ricordano di essere state violentate? Allora, intanto se c'è una violenza va denunciata immediatamente, non è che ci si può pensare 10 anni, questo è il mio punto di vista. Se è stata una molestia, allora bisogna capire anche questa molestia come si svolge, perché a un certo punto uno può anche dire: no, scusa, forse tu non hai capito o io non ho capito, ci siamo capiti male tutte e due, prendo la porta e me ne vado. Però se tu il giorno dopo ritorni ancora nello stesso posto, allora vuol dire che insomma ti vai anche, te la vai un po' a cercare, nel senso che io mi ricordo che quando ero ragazza e accettavo il passaggio a casa in macchina da qualche amico, e questo qua poi faceva il provolone con la mano sulla coscia e il braccio intorno alle spalle, io prendevo, aprivo lo sportello della macchina e scendevo, ma il giorno dopo non richiediamo quel passaggio, perché o ci fai o ci sei, no? Senti Lucia, però questa testimonianza che hai appena fatto ci dà l'occasione per dire che appunto non è soltanto il mondo dello spettacolo dove ci sono ma in tutti gli ambienti di lavoro, anche diciamo tra gli impiegati, uffici, negli uffici, alle poste, in banca, ovunque. Quello che però mi piace di questa faccenda che è uscita è che comunque deve servire a far cambiare un po' la mentalità, nel senso magari, che speriamo non deve approfittare del suo potere, qualunque esso sia, l'imprenditore, il produttore. No, l'uomo ci deve provare se in maniera educata, perché un uomo può anche provare a corteggiare una donna, ma quando capisce che non ce n'è la deve piantare lì e non deve fare il ricatto: io ti do se tu mi dai. Altrimenti se una accetta il compromesso, però dopo non si deve lamentare. Infatti, cioè, assolutamente, mi spiego? Sì. Ecco. Senti Lucia, chiudiamo con una cosa frivola, proprio per salutarci. Una pazzia, sì, una pazzia che vorrai fare a Natale. Oh mamma, una pazzia. Guarda, una pazzia che vorrei fare, sai, alla mia età non è che ci bisogna tante, le ho già fatte tutte, sì, le pazzie. Ma visto che tu sei tanto amante degli occhiali, ce l'hai l'occhiale natalizio? Visto che tu ami tanto gli occhiali, che li cambi sempre. Io ho appena preso un occhiale tutto
tempestato di brillanti, vedi, che anche se non accendo la luce mi si vede al buio, quindi posso grande. Andare anche quando c'è la nebbia. Ti amiamo, ti amiamo, ti amiamo. Anch'io vi adoro. Grazie, cuore, grazie. Cuore, giustamente, brava, grande Barbara, Santa Barbara. Ciao, ciao, Santa ciao, Barbara. Ciao, ci Lucia. Vediamo alla presentazione, ciao, del film. Ciao, ci vediamo quando uscirà il film. Presto. Ciao, 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 ciao.